Ai primi di maggio chiuderà per 9 mesi il ponte della Ferriera ad Avellino e la città rischia di essere spezzata in due. Un intervento già rimandato diverse volte ma necessario perché bisogna completare gli ultimi 30 metri del tunnel. Ora è stato trovato l'accordo tra il comune e la D'Agostino Costruzioni, la ditta appaltatrice, sulla perizia di variante e la chiusura del ponte ormai non è più procrastinabile. Commercianti sul piede di guerra, largo Ferriera e via Due Principati vivono già una situazione di isolamento, ci raccontano. Questa per noi è la mazzata finale. C'è tanta popolazione che viene da Bellizzi, Forino, Rione Mazzini, San Tommaso, tutte queste zone qua che a noi veramente ci taglia fuori. Poi trovare prima una soluzione e poi chiudere il punto. Chiude tutto, il passaggio non ci sta, ne rimaniamo tutti bloccati, ma chiude solo il negozio. Ah, che è una bella notizia, vuol dire che chiuderemo e andremo a mangiare a casa sua. A fine io penso che sono tutte opere inutili, non servono a niente. Come da anni ormai già ci hanno massacrato, che stiamo aspettando più, ormai non sanno solo il colpo di grazia, aspettiamo. A fine ce lo danno, noi stiamo qua a disposizione, aspettiamo loro. Io penso che una cosa del genere non dovevano proprio farla. Al posto di pensare le cose più indispensabili in questa città, pensano sta cosa del tunnel, che per me è una cosa proprio che non serve. Ma ormai siamo ad Avellino, siamo in Italia e questo è. Hanno fatto proprio una brutta fine tutti quanti. A che serve un tunnel inutilizzabile? Un tunnel che, come ho sentito dire, non ci possono andare i mezzi di soccorso? E che poi sarà a senso unico. A che cosa serve, voglio sapere.